Appassionati di pallanuoto, Marco Tripodi vi dà il benvenuto alla piscina Gianni Vassallo di Bogliasco, dove tra qualche minuto Bogliasco Bene e Pallanuoto Trieste daranno vita alla gara valida per l'ottavo turno del campionato italiano di pallanuoto maschile 2017-2018. Andiamo a leggervi le formazioni delle squadre, iniziando dal Pallanuoto Trieste in calottina blu. Con il numero 1 Paolo Oliva, con il 2 Daniel Podgornik, con il 3 Ray Petronio, con il 4 Filippo Ferreccio, con il 5 Andrea Mlazovic, con il 6 Jacopo Giacomini, con il 7 Draško Gogov, con l'8 Amel Turković, con il 9 Nemanja Vico, con il 10 Elia Spadoni, con l'11 Nino Blažević, con il 12 Michele Mezzaroba, con il 13 Marco Persegatti. L'allenatore è Miroslav Krstović. Risponde in calottina bianca al Bogliasco Bene con il numero 1 Edoardo Prian, con il 2 Filippo Ferrero, con il 3 Alessandro Di Somma, con il 4 Giacomo Lanzoni, con il 5 Alessandro Brambilla. Calottina numero 6 per il capitano Gianmarco Guidaldi, con il 7 Fabio Cambacorta, con l'8 Matteo Monari, con il 9 Fabrizio Fincimarrosti, con il 10 Andrea Fraccas, con l'11 Duilio Puccio, con il 12 Alexander Sadovi. Calottina numero 13 per Francesco Di Donna, l'allenatore Daniele Bettini. Arbitreranno l'incontro il signor Stefano Alfi di Napoli e Antonio Pascucci di Maddaloni. Il delegato finne Gianfranco Tedeschi di Genova. A commentare con me questa gara quest'oggi ci sarà Arnaldo Deserti, al quale vado subito a chiedere un commento su questa sfida che vede davanti due squadre che hanno iniziato il campionato in maniera opposta. Abbastanza bene il Trieste, che ha collezionato 5 punti nelle prime 7 giornate, decisamente male il Bogliasco, che invece ne ha racimolati appena 3. Buongiorno a tutti, una partita molto importante per l'allenatore Bogliasco, che non penso possa permettersi di sbagliare. È uno scontro diretto che il Bogliasco deve assolutamente riuscire ad aggiudicarsi. Il Trieste ne viene da finora un campionato che ha superato quelle che erano le aspettative iniziali, al contrario del Bogliasco, che invece finora non le ha attese. Sarà una partita delicata a livello mentale. Credo che i valori tecnici in acqua dicano che il Bogliasco è più forte, ma come abbiamo visto nelle ultime partite, questo purtroppo non basta per il Bogliasco. E mi auguro che sia una buona partita e più che altro che il Bogliasco riesca a portare a casa i primi 3 punti importanti contro una diretta concorrente. E allora è ora di cominciare a far punti per questo Bogliasco, che finora in 7 gare ha racimolato ben 6 sconfitte, vincendo soltanto la gara interna contro l'Acqua Chiara. Dicevamo che invece il Trieste ne ha messo a segno 5 di punti, anche per lei una vittoria però fuori casa con l'Acqua Chiara, poi un pareggio a Catania 9-9 e fino un altro pareggio sempre per 9-9 a Napoli contro il Posillipo. Intanto è iniziata la gara, vediamo Jimmy Guidaldi contendere la sfera al diretto avversario Michele Mezzaroba. Alla meglio il capitano dei Liguri Guidaldi, dunque primo possesso palla dell'incontro a favore di Bogliasco, che cerca subito di portarsi in avanti con Lanzoni, poi Guidaldi, le finte di Guidaldi, palla poi per Brambilla, ancora Guidaldi, 7 secondi per arrivare al tiro, palla a Sadovi, Sadovi subisce il fallo grave da parte di Nino Blažević e dunque superiorità numerica per Bogliasco e prima espulsione temporanea dell'incontro. Cimarrosti, Di Somma, la finta di Di Somma, poi palla a Guidaldi, ancora Di Somma, Lanzoni, le finte di Lanzoni, ancora Di Somma, ancora scambio palla con Lanzoni, il tiro di Lanzoni, c'è la rete, svantaggio del Bogliasco, 7 minuti e 14 secondi alla fine del primo tempo, Bogliasco avanti 1-0, la rete di Lanzoni in superiorità numerica. Bene, ottimo segnale, il Bogliasco si sblocca subito alla prima opportunità con l'uomo in più, girano bene la palla anche a uomini pari, riescono a servire Sadovi che conquista un'ottima espulsione e poi alla fine Jack Lanzoni, che è quello che si assume un po' più la responsabilità al tiro, riesce alla prima tentativa a fare gol. E allora Bogliasco subito avanti, come dicevamo, grazie al gol in superiorità numerica di Lanzoni. Adesso proverà a ripetere Trieste, a ripartire Trieste. Nulla da fare, l'attacco dei Giuliani si infrange contro la difesa attenta di Bogliasco, che dunque può ripartire. Lo stesso Lanzoni, l'autore del primo gol,
a portare la sfera, avanza indisturbato per una buona metà della vasca, arriva al limite del perimetro, si ferma, alza la testa, serve dall'altra parte Guidaldi. Guidaldi, viene interrotta l'azione di Guidaldi dal fallo a centro vasca, a centro boa di Sadovi, che commette un'infrazione ai danni del diretto avversario Ferreccio. Dunque nulla di fatto, non riesce ad andare alla conclusione in questo caso Bogliasco. Riparte Trieste con Petronio. Petronio per Mezzaroba. Mezzaroba cerca il varco, lo trova e batte a rete, segna, quindi 1-1, pareggio di Trieste, pareggio praticamente immediato. 6 minuti e 17 secondi, Bogliasco e Trieste sono sull'1-1. Buon capovolgimento del Trieste, che riparte subito dopo un fallo contro fischiato a Sadovi, che per guadagnare una posizione favorevole commette questo fallo in attacco. Si è un po' trovata spiazzata la Bogliasco, probabilmente pensava che andassero a concludere dalla mano sbagliata, come era più giusto fare, invece hanno lasciato l'uomo libero di fintare, a centrarsi e tirare e trovare questo bel gol del pareggio. Allora si torna in equilibrio, 1-1, Bogliasco in possesso palla con Guidaldi, Cimarrosti, ancora Guidaldi, le finte del capitano, palla indietro per Brambilla, che gliela restituisce, ancora Brambilla, ancora Guidaldi, la conclusione, la parata a mano aperta di Paolo Oliva, bella la parata di Oliva, anche se la conclusione di Guidaldi forse è arrivata da troppo distante, pur essendo comunque molto forte. Sì, era il tiro che voleva la formazione triestina, e comunque in porta c'è anche Oliva, un portiere di ottime qualità, abituato a giocare queste partite, penso sia uno dei punti di forza di questa squadra quest'anno. Assolutamente, ricordiamo Paolo Oliva, oltretutto genovese d'occhi, insieme all'altro giocatore di Trieste, ossia Filippo Ferreccio. Intanto vediamo l'attacco di Bogliasco con Sadovi che subisce l'affossamento da parte di Blažević, c'è il rigore per Bogliasco, tra l'altro secondo fallo grave per Blažević dopo 2 minuti e mezzo di gioco, quindi dovrà stare attento il numero 11 in calottina blu, perché di fatto al prossimo intervento grave terminerà la propria partita. Dicevamo comunque, rigore per Bogliasco, dai 5 metri andrà il numero 4 Giacomo Lanzoni, quindi Lanzoni contro Oliva, duello tutto genovese. È pronto Lanzoni, attende il fischio dell'arbitro. Fischio che arriva adesso, conclusione, rete, doppietta per Lanzoni, Bogliasco avanti 2-1, 5-28, doppietta di Lanzoni. Nuovamente Lanzoni a riportare in vantaggio il Bogliasco, questa volta a seguito di un ottimo rigore conquistato da Sadovi su una bella palla di Brambilla, che l'ha trovato solo ai 2 metri. Bene, diciamo che Bogliasco sta giocando molto bene davanti, dietro peccato per quell'ingenuità sul contropiede, ma i presupposti sono buoni fino adesso. Allora riparte Trieste con il tentativo di Petronio, il capitano dei Giuliani, che ha la meglio sul diretto marcatore, in questo caso era di somma. Continua dunque il possesso palla di Trieste con Ferreccio, del quale parlavamo poco fa. Poi è Gogov, palla al centro per Vico, commette fallo il serbo ai danni del diretto marcatore, ossia Giacomo Lanzoni, e dunque sfuma questa occasione offensiva per Trieste. Riparte Bogliasco velocemente con Cimarrosti, va via sulla destra Filippo Cimarrosti, guadagna il fondo, si ferma, alza la testa alla ricerca di un compagno, affrontato da Mezzaroba che non gli concede spazio. Palla all'indietro per Brambilla, che nel frattempo perde la calottina, affrontato da Petronio. Lanzoni, l'alza e tira di Lanzoni, palla sporcata dalle dita di Oliva che la manda fuori. Davvero un grande intervento questo di Paolo Oliva, che ha tolto letteralmente le castagne dal fuoco alla formazione triestina. Sì, un'ottima parata di Oliva. Ora vedo già un po' di scontri, di colpi tra i giocatori triestini e bogliaschini sugli esterni. Una partita che entrambe le squadre sanno che vale parecchio, perché sono punti che potrebbero diventare molto pesanti a fine campionato. Ora c'è un'interruzione del gioco che permette appunto a Brambilla di mettersi la carottina. Andiamo.
Allora riprende in questo momento il gioco Bogliasco in possesso palla proprio con Brambilla, poi di Somma, ancora Brambilla, cerca il varco Brambilla, lo trova, poi alla fine tira però in maniera piuttosto centrale. Oliva non ha problemi nel far sola palla, troppa precipitazione però da parte di Bogliasco, c'erano ancora quasi 20 secondi per arrivare al tiro, poteva gestire meglio anche perché Bogliasco è in vantaggio. Sì, è lo stesso tiro di Guidaldi di qualche azione fa, il tiro che probabilmente ha deciso il Trieste di prendere da posizione 2 con gli angoli coperti e il portiere che para dalla sua parte. Tanto vediamo, Trieste in avanti con Giacomini, palla al centro per Vico, subisce fallo ed è un altro rigore questa volta a favore dei Giuliani. A commettere il fallo è stato Lanzoni, ossia colui che aveva beneficiato prima della stessa punizione, ovviamente proprio a favore. E dunque rigore anche per Trieste, questa volta dai 5 metri va Ray Petronio. Petronio contro Prian, l'occasione di pareggiare subito i conti Trieste con il proprio capitano. Il fischio dell'arbitro, la conclusione, palla che passa sotto la mano di Prian e si insacca, e dunque nuovo pareggio da parte di Trieste quando siamo a metà del primo tempo, 2-2 il punteggio. Partita subito molto molto bella, molto equilibrata. Sì, lo sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta, lo è già da queste prime fasi iniziali, ora forze fresche per il Bogliasco, vediamo se riusciranno nuovamente a portarsi in vantaggio. Io presumo sia una partita che andrà gol a gol e vediamo, ecco, vediamo ora come andranno avanti con il discorso di falli. Mi sembra che uno dei loro marcatori abbia già due falli, potrebbe essere un'assenza grave se dovesse marcare per altri tre tempi. Noi vediamo come si affronteranno le squadre. Tanto è Bogliasco in proiezione offensiva con gamba corta, poi Monari, la finta di Monari, palla ancora dietro a gamba corta, 6 secondi per arrivare al termine, prova a servire al centro Boa Fracas, viene però anticipato dal portiere ospite che anticipa appunto tutti uscendo dai propri pali e rilancia l'azione di Trieste. È Ferreccio, anzi è Petroni in possesso palla, attende lo schierarsi dei propri compagni, poi decide di andare da solo, avanza il tiro, la conclusione, c'è la rete di Petronio che ha fatto un po' quello che voleva. Gol sicuramente regalato questo da parte di Bogliasco. Ah, la differenza forse tra Bogliasco e Trieste in questi primi minuti, che i due tiri da posizione 2 fatti dal Bogliasco non sono andati a segno, di Guidaldi e di Brambilla, mentre questo tiro molto bello comunque di Petronio da 2 è riuscito a passare e a portare per la prima volta il Trieste in vantaggio. Da controllare un po' la situazione di Guidaldi e Gokov, che continuano a prendersi, ecco, la meglio Guidaldi e Gokov prende la prima superiorità numerica. Allora Bogliasco in avanti, Trieste in avanti nel punteggio 3-2, Bogliasco in possesso palla e superiorità numerica. Le finte di gamba corta, la conclusione, ancora un tiro centrale, Oliva riesce a deviarlo in angolo. Nuovi 30 secondi di possesso palla offensivi per il Bogliasco, anche se di qui a breve ristabilirà la parità numerica Trieste con il rientro in acqua di Gogov. La palla di Guidaldi in mezzo, non la raccoglie nessuno, poi arriva dall'altra parte Lanzoni che la serve al centro per Monari, che tutto solo davanti alla porta non può sbagliare, con un tocco sotto batte Oliva ristabilendo la parità 3-3. Molto bravo Lanzoni a vedere Monari solo a centroporta, altrettanto bravo Monari a schiacciarla dentro, e nuovamente 3-3. Guarderei con un occhio di attenzione adesso Guidaldi e Gokov, che si stanno un attimo cercando un po' troppo, ecco, meno male che hanno cambiato la marcatura. Sì, partita subito molto spigolosa, d'altronde come accennavi tu poco fa, la posta in palio è davvero molto alta tra due squadre che si battono, lottano nei bassi fondi della classifica in questo avvio di stagione. Chiaramente la posta in palio è molto più alta per Bogliasco, che gioca in casa e che in questo momento si trova indietro in classifica, piuttosto che per Trieste, che comunque è reduce da due sconfitte consecutive. Tanto riparte Bogliasco in controfuga con Gian Guidaldi. Guidaldi dall'altra parte con Di Somma, che trova la rete del vantaggio.
4-3 Bogliasco, la rete di Insomma a 2:06 dalla fine del primo tempo. Ancora un capovolgimento di fronte del risultato, partita che si sta veramente dimostrando molto molto bella. Assolutamente, ottima ripartenza, ottimo contropiede, già prima di ricevere la palla Guidaglia aveva visto il 2 contro 1 dall'altra parte, è riuscito a lanciare questa palla di Somma da qua, mi sembrava forse 2 metri ma probabilmente mi ha ingannato la prospettiva, e Bogliasco nuovamente avanti. Allora Bogliasco nuovamente avanti, 4-3 il vantaggio dei Liguri, Trieste però in possesso palla con Gogov, affrontato da Canzoni, poi arriva Darli Manforte anche Fracas, tant'è che Gogov deve rifugiarsi indietro verso Giacomini, commette però fallo in attacco Vico e dunque nessun pericolo per la porta di Prian, che adesso fa sua la sfera e fa ripartire l'azione dei propri compagni affidando la gamba corta, nuota lungo l'auto di destra, gamba corta, poi si accentra, serve Lanzoni, alza la testa Lanzoni, dalla palla Puccio al centro per Fracas, però viene affossato da Giacomini in maniera regolare secondo gli arbitri, non riesce ad arrivare al tiro Fracas e chiama al time out, il primo time out in questo incontro Trieste, partita veramente senza soluzioni di continuità, tutto di un fiato stanno giocando le due squadre. Sì, bene, Bogliasco però l'ho visto molto meno contratto rispetto alle altre volte, sta giocando, sta provando diverse soluzioni, anche Sadovi mi sembra un po' più in palla rispetto alle altre partite. Bene, una bella partita, speriamo continui su questi binari per il Bogliasco. Sì, c'è da notare una cosa, che Trieste è comunque una squadra con un'ottima difesa, al di là delle due sconfitte patite in casa contro la Canottieri, nella quale subì 14 gol, ed è l'ultima sempre in casa contro la Florenza in cui ne subì 15, quindi sicuramente due passi falsi, in tutte le altre gare, compreso quello contro la corazzata Brescia, non ha mai subito più di 9 reti, e in quei due casi lì, quando subì appunto 9 reti, comunque arrivarono 2 pareggi, quindi riuscì a fare altrettante reti come gli avversari, quindi è una squadra che sicuramente fa della difesa il suo punto di forza. In questi primi 6 minuti di gioco il Bogliasco è comunque riuscito già a mettere a referto 4 reti, che vuol dire che comunque in qualche modo è riuscito a mettere in crisi la retroguardia del Trieste. Trieste che nel frattempo non sfrutta a dovere questa occasione offensiva, con un passaggio sbagliato da parte di Giacomini nei confronti del compagno di squadra Ferreccio, riparte dunque Bogliasco, lo fa con gamba corta che adesso dà la palla indietro dalle parti di Monari, l'autore del terzo gol, quello del momentaneo 3-3, c'è poi il fallo in attacco, c'è parso da parte di Somma e dunque nulla da fare anche per Bogliasco, riparte Trieste lungo l'out di destra con Giacomini, porta palla al numero 6 in calottina blu, poi alza la testa, prova a servire al centro Vico subisce il fallo grave di Monari e dunque superiorità numerica per Trieste, che però non viene sfruttata perché Vico si fa sorprendere dalla difesa di Bogliasco ed è questa volta Bettini per Bogliasco a chiamare il time out. 35 secondi alla fine del primo tempo, probabilmente l'ultima azione offensiva da parte di Bogliasco, Bettini giustamente cercherà di sfruttarla nel migliore dei modi. Sì, superiorità letteralmente sprecata dal Trieste, che non battono il fallo, pensavano di uno, pensava che battesse l'altro. Bene per il Bogliasco, nuovamente adesso Bogliasco che potrà usufruire di un'azione intera d'attacco, dove secondo me proverà a servire Sadovi e giocare fino alla fine per guadagnare un'espulsione e provare nuovamente a trasformarlo. Una buona partita, il Trieste le ultime due azioni, due errori grossolani, mezza roba, non si è accorto di un passaggio che gli avrebbe comunque fatto sicuramente il suo compagno, adesso Vico che ha lasciato la palla lì o l'ha battuta uno del Bogliasco, potrebbe essere un primo calo di tensione, vediamo. E intanto riprende il gioco, terminato anche il primo time out richiesto da Bogliasco, 32 secondi alla fine di questo primo tempo, 24 secondi a disposizione del Bogliasco per arrivare a concludere. Porta palla gamba corta, le finte di gamba corta, poi c'è da Lanzoni, ancora gamba corta, Lanzoni, c'è poi il fallo, vediamo, fischiato dagli arbitri, a chi? Fallo fischiato
a Trieste, a Giacomini, e dunque superiorità numerica, proprio quello che, a cui accennavi tu prima, e quindi potrà tenere palla fino al termine del tempo Bogliasco. Di somma, gamba corta, Brambilla, e c'è il gol, 5-3 Bogliasco, primo doppio vantaggio del tempo, bene così, 4 secondi alla fine del tempo. Sì, ottima preparazione, bellissimo passaggio di gamba corta che trova Brambilla sul palo, che era uscito molto bene di gamba, è riuscito a trasformare questa superiorità. Un doppio vantaggio importante anche soprattutto per il morale, le squadre adesso andranno a riposarsi per poi ripetersi in un secondo tempo che si preannuncia comunque equilibrato. E allora termina qui il primo tempo tra Bogliasco e Trieste, Bogliasco avanti 5-3.